Salve a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Fix Luke. Oggi siamo qui in questo nuovo video su Grid Autosport. Come potete vedere dallo sponsor sulla fiancata destra Damiato c'è anche il mio nome. Non ho capito ancora perché, vabbè, lasciamo perdere. Questo è il secondo video che registro oggi perché prima ho fatto una grande cazzata. Cioè urlavo, adesso sto urlando ancora di più perché in pratica la mia voce si sentiva pochissimo rispetto a quella di come cazzo si chiama, del gioco. E si sentiva soltanto, diciamo, il rumore del motore. Oppure il suono, come preferite. E allora, perché registrando con Fraps non posso regolare il microfono e volume del gioco. Allora urlerò un po', perché non so come cazzo si sente. Allora facciamo di nuovo le prove libere come ho fatto nel precedente video che non ho caricato perché è quello che ho failato. E urliamo, perché tanto non sento un cazzo, quindi. Allora, prima di tutto ringrazio come sempre le persone che si sono iscritte al canale. Siamo 452, oramai sono un po' bloccate perché faccio i video, perché quando non li faccio la gente, come penso oramai saprete, la gente si iscrive. Invece quando li faccio la gente non si iscrive più, non so perché. È così, boh, vabbè, forse vogliono che non faccio più video e si iscrivono, può essere. E che altro che... Ah, poi le visualizzazioni siamo quasi a 219.000, le visualizzazioni, vabbè, ce la caviamo, dai. Rispetto ad altri che hanno tipo 100 iscritti e 5.000 visualizzazioni, non so, o sono io che ho troppe visualizzazioni e pochi iscritti, forse, può essere. Però, cioè, non lo so, prima avevo più visualizzazioni con i tutorial del cazzo, tipo come mettere Nintendo DS su PSP, 30.000 e passa visualizzazioni, tipo vado a vedere un gameplay, 26 visualizzazioni. Beh, sarà che farò un po' schifo nei gameplay, cazzo. Forse avanti avremo anche vi farò avere un gameplay anche su War Thunder, dove saremo insieme a Blaze e DaniDB97, forse insieme a Kaburux. Vediamo in futuro cosa faremo, anche perché ho dei problemi con il PC, non so che cavolo è successo da ieri all'altro ieri. Fai capricci, intanto si intacca, non so perché. Ho anche l'hard disk un pochettino pienotto, non so se esiste questa parola, forse. E allora devo un po' cercare di svuotare l'hard disk per togliere le cazzate. Ah, devo iniziare a disinstallare Skyrim, che non è che mi piace assai. Ho fatto una partita solo e già ho fatto una cazzata qua. Bastano poche cose per determinare il futuro dell'auto. E che cazzo vuoi dire? Mi sono scordato. Ah, mi sono scordato di scrivere pure Bay, da un di Bay, ma hanno inviato un'altra volta l'attacco. Vabbè, lasciamo stava. Nab questi B, ma hanno inviato un'altra volta quello dell'iPhone, mi hanno portato. Allora, come al solito, vi invito a lasciare scritto nei commenti i video che volete che faccia, così vediamo un po' su cosa orientarci. Anche se non si chiama nessuno, perché i video che faccio io non si liga mai nessuno, mi sa che li cago solo io. Tipo 26 visualizzazioni, tutte io le ho viste. Può essere. E niente. Se volete. Aspettate. Non so che cazzo sto dicendo, io parlo a cazzo. Perché quando gioco non riesco a capire niente. Ok, lasciamo stare, tanto queste sono prove libere, era soltanto per vedere il circuito. Il circuito l'ho capito. E se può andare alla corsa. Speriamo che il video non occupa 16 giga come l'altra volta, perché io, come sapete, non ho una connessione della Madosca. No, Madosca. Se lo vado a caricare con l'altro PC che almeno è connesso tramite cavo Ethernet. Qui siamo Wi-Fi, WLAN, come potete chiamarlo voi. Si parte. Iniziamo con l'attacco, diciamo così, del nostro compagno che sta sempre avanti. Chissà perché. Fa questo? No, mi sa di no. Infatti. No, 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 no. Per vedere questo sono andato a sbattere. No, è il nostro amichetto. L'abbiamo pure sorpassato. Vai, vai. Attenzione, sfrutta la curva. FX Luke, porto pezzo di merda. Io non l'avrei mai fatto. Cioè, già l'ho fatto, ecco, perché non l'avrei mai fatto. Qui intanto si stanno iniziando già a distaccare quelli davanti. Ci dobbiamo sbrigare prima che li perdiamo. Porco tu, hai sbagliato la curva. No, BMW del cazzo. E levati. Facciamo passare qua. Levati, amico di macchina. Sì, è una Subaru, però non so che Subaru è, raga. Perché
Cioè, no, non sono più tanto aggiornato come prima nel mondo delle auto. Che mi facevo un info speed ogni mese. Porco tu, elevatevi da mezzo di coglioni. Vabbè, su Need for Speed non è che c'è una grande varietà di auto, soprattutto su quelli nuovi. E porco due però, secondo giro sono ottavo, quella ci sta un pezzo davanti che se ne sta andando. Ma ce ne stanno quattro, quindi se li sorpasso dovrei stare sui quarto, ok. Porco due che botta. Ok, uno ha sorpassato, più o meno. Mi sa di no, infatti. Ok. Ok, vai. Ok, uno. E due. Il mio compagno ha subito un incidente, va bene. Allora, siamo qui, ce la possiamo fare, dai, siamo sesti. Ci mancano tre giri. Anche di meno. No, non lo sapevo. Qua devo fare una piccola derapata. Dopo ci appoggiamo a questo e facciamo la curva, come sempre. Siamo quinti. Attenzione. Ho separato i due compagni di squadra. C'è di nuovo la BMW con gli occhi rossi che mi guarda, c'ha paura. Mi fa caga tutto la BMW con i fari rossi. Non so fari rossi però. Se sarà spawnato per cazzetto. Aiuto. LED rossi. Manneccia. No, mo sono gialli. Mo sono rossi. Mo sono rossi. E ah, mettiamo la visuale interna, perché quando corro con gli altri mi trovo meglio la visuale interna. Quando corro da solo devo mettere con l'esterna, se no non mi ci trovo. Già ci siamo. Andiamo tutti indietro qua. Come fai? Un po' peggio di prima. No, meglio. Allora, ragazzi, proponetemi sotto nei commenti. Come avete potuto notare da questo video, forse ho caricato. Forse, porco, due caricherò la nuova intro per dire, perché è una intro molto provvisoria, anche senza audio, perché non so che audio metterci. Fa un po' schifo perché non l'ho potuta editare con il programma, cioè non l'ho potuta fare, diciamo così, tipo con After Effects, Mirror con After Effects e Sony Vegas, quindi soltanto un passaggio tramite Cinema 4D e basta. Poi l'ho dovuto convertire con Camtasia, lasciamo stare un casino, infatti fa schifo un po' di qualità. Cioè, soltanto per metterci qualcosa all'inizio del video, non che inizia così sempre tutto sballato. Una volta l'avevo, ma era 1552, era mai col nome è passato. Molto più che passato. Oramai è registrato soltanto tipo nei database federali, che quando cerco FixLook non mi trovo mai un cazzo, scrivere forza 1552 o M552. Infatti non so perché M552 va e FixLook no. Anche perché M552 l'ho inserito dopo. Attenzione, li ho recuperati, manco me ne sono accorto. No, tramite il supporto alla BMW Celestina l'abbiamo recuperato. Posizioni, porco tu, è finito anche così, torna indietro, sta attento mo. Mi sa che siamo da qua, non c'è come abbiamo fatto prima. Poi di freno a mano e si risolve tutto. Insomma, ma sorpassato, vabbè, sono secondo, dai. Penultimo giro. Si può fare ancora di tutto. Posso anche fare un incidente. Elevati. Vai. Ok, fatto. Fatta. No, ma ha fatto lui. E mo l'ho fatto io, cazzo. Oh. Ok, inizia l'ultimo giro. Si parte. A bombazza. Oh. No, il freno. Lo sono scordato, ci stava il freno. Na, tu non basta. Na. Bravo. Ok. Che altro cazzo devo dirvi? Ah, suggeritemi la canzone per la intro sotto nei commenti, attenzione, Felix Rock parte, posso eliminare gli avversari? Quando ho un secondo? Sei in pole position, sei al primo posto con un vantaggio di 2 secondi. 2 secondi? Già l'ho perso. Un secondo, ultimo giro, resta al comando fino alla fine. Accelera, c'ho pure della macchina. E vai, ha superato la BMW, brava mamma. Anche se non è con il nostro compagno, abbiamo però c'ha la stessa macchina, quindi va bene lo stesso. La macchina se ne sta andando a fare culo. No, corri. Mannaggia, per fare le derapate a cazzo. Quale derapate non le posso fare nelle gare normali. Oh, che botta. Attenzione, adesso può andare a trovare.
E vince! Fixiu, carica primo. Finalmente non faccio più le solite figure di merda. Vabbè raga, allora ci becchiamo al prossimo video. Forse gameplay, forse tutorial, chi lo sa, non si sa. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, ma ne dubito. E iscrivetevi al canale se volete continuare a seguirmi. Ciao, alla prossima.